Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente, ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Oggi ragazzi torniamo a parlare di assertività, come possiamo essere assertivi in ogni situazione della nostra vita. Beh, perché di assertività se ne fa un gran chiacchierare, spesso sentiamo parlare di assertività e di comportamento assertivo, ma di che cosa si tratta precisamente? Cosa significa essere assertivi? Come possiamo distinguere un comportamento, un atteggiamento assertivo da un atteggiamento passivo o ancor peggio aggressivo? Perché sono tutte cose diverse tra di loro e diventa fondamentale per vivere una vita piena e soddisfacente, soprattutto delle relazioni piene e soddisfacenti, imparare veramente i segreti dell'assertività. Ecco perché essere assertivi significa sostanzialmente portare il nostro punto di vista che ci teniamo dentro di noi all'esterno di noi e farlo quindi comprendere al mondo che ci circonda, mentre invece aggressività e passività hanno a che fare con altre robe, con altre cose di cui parleremo all'interno di questo episodio. Quindi dobbiamo capire che l'assertività, una persona assertiva, è una persona determinata ad affermare la sua presenza nel mondo, il suo diritto all'esistenza. Ecco ragazzi, però non voglio spoilerarvi nessun contenuto di questa puntata, ma ecco, è importante che cominciamo subito a centrare l'obiettivo, perché in questo episodio parliamo di assertività e soprattutto condividerò con voi 6 caratteristiche della personalità che ha l'assertivo. Ecco, se rientri in queste 6 caratteristiche, allora puoi dirti di essere una persona assertiva. Se non le hai, o quantomeno non sei così abituato a metterle in pratica, sicuramente potrai trovare delle ottime indicazioni per coltivare e diventare sempre di più una persona assertiva. Perciò ragazzi, sapete che c'è, non perdiamo altro tempo, entriamo nel cuore di questo episodio, scopriamo insieme che cos'è l'assertività e come possiamo essere assertivi in ogni situazione della nostra vita. Eccoci qui ragazzi, allora innanzitutto bentornati in questo podcast. Ecco, non è mai sbagliato iniziare così un episodio. Allora, ti ringrazio per essere qui, ti ringrazio per l'ascolto che mi darai nei prossimi 20-30 minuti, più o meno questa è la durata dei nostri podcast qui all'interno di Liberamente, e cominciamo subito a fare il punto della situazione. Cominciamo a definire l'assertività, ecco, perché idee chiare fin dal principio sono i presupposti per poi continuare a lavorare insieme durante questo episodio, quindi passare anche un pochino dopo alla parte un pochino più pratica. Definizione di assertività. L'assertività deriva, questo termine deriva da un verbo latino, ok? Che è asserere, ok? Asserere, che indica la capacità di affermare se stessi, di affermare noi stessi. Essere assertivi, dunque, significa comunicare e farlo in maniera chiara ed efficace. Comunicare che cosa, Matteo? Cosa è che dobbiamo comunicare quando siamo assertivi? Comunicare le tue emozioni. Comunicare le tue emozioni, ma anche le tue opinioni, senza però avere un atteggiamento aggressivo nei confronti del tuo interlocutore. Per questo motivo spesso si parla anche di comunicazione assertiva. Ma se andiamo un pochino più nel profondo, così come piace fare a noi all'interno di questo podcast, dobbiamo innanzitutto capire che l'assertività prima di tutto corrisponde a un permesso che dai o non dai a te stesso. Se sei una persona assertiva significa che dai dei permessi a te stesso, se non lo sei vuol dire che questo permesso non te lo dai. Matteo, non ci tenere sulle spine, qual è il permesso di cui stai parlando? Beh, il permesso di esistere, di esserci nel mondo, ok? Ed esserci a modo tuo. Dietro il concetto di assertività c'è questo permesso che diamo o non diamo a noi stessi. Tutti noi abbiamo pari diritto di esserci nella vita e di portare noi stessi nel mondo. Ecco, se
e quindi non sei assertivo, sappi che non ti stai sostanzialmente dando il permesso di essere te stesso o te stessa nel mondo, quantomeno nel tuo mondo che ti circonda, le tue relazioni, nel tuo contesto di lavoro, nel tuo contesto familiare, con le tue amicizie, nella relazione con il tuo partner, ok? Quindi capiamo bene, stampiamocelo bene in fronte. L'assertività corrisponde a un permesso e al permesso di esserci nel mondo, di esistere. Permesso di esistere nel mondo. La persona assertiva, come ti dicevo anche nell'introduzione, ha diverse caratteristiche, ma se andiamo un pochino a fare la media di tutte le persone assertive del mondo, beh, ritroviamo sicuramente queste sei caratteristiche di cui ti voglio parlare, che voglio approfondire insieme con te. Quindi ascolta con attenzione queste sei caratteristiche e non le usare contro di te in maniera avversativa nei tuoi confronti per criticarti o per svalutarti, perché l'importante è avercele chiare, perché aver chiaro quali sono le caratteristiche di una personalità assertiva ti permetterà comunque in futuro, dopo aver ascoltato questo podcast, appena concluderemo l'episodio, di cominciare a vederlo meglio, a vedere cosa fai e cosa non fai all'interno delle tue relazioni o nella relazione con te stesso. Quindi, qualunque sia il tuo livello di assertività, questo episodio è comunque buono per te. Allora, cominciamo dalla prima caratteristica della persona assertiva. Beh, allora, la persona assertiva prima di tutto è responsabile. È una persona responsabile dei propri comportamenti. L'assertività, infatti, ha a che fare con il controllare il tuo comportamento, anziché quello degli altri. Cioè, portare un controllo interno piuttosto che un controllo verso l'esterno, cioè pretendere che gli altri facciano, dicano, sentano quello che vogliamo noi. Ma l'assertività, la persona assertiva, prima di tutto è responsabile dei propri comportamenti. Quindi tu sei responsabile, questo devi capirlo. All'interno di questo podcast spesso parliamo di questo concetto, il concetto della responsabilità. Sei responsabile del tuo comportamento, mentre invece gli altri sono responsabili del loro comportamento. Questo primo aspetto di cui stiamo parlando, questa prima caratteristica, non significa, no, che non ci dobbiamo curare da questo momento in poi dei desideri o dei bisogni dell'altro, ok? La persona assertiva non è una persona egoista, ma la persona assertiva sa riconoscere dove inizia e finisce il suo 50% della relazione e dove inizia e finisce quello dell'altro, per assumersene la giusta dose di responsabilità personale. E quindi questo ci permette di essere molto molto efficaci nella relazione con l'altro, se prendiamo in considerazione il fatto che possiamo essere responsabili del nostro comportamento. La persona assertiva, quindi, può scegliere di fare poi anche di più, anche del suo 50%, ma quando la persona assertiva sceglie di andare oltre il suo 50%, lo fa con consapevolezza, lo fa con responsabilità, ok? Lo fa con libertà, perché sa utilizzare in modo efficace le tecniche che hanno a che fare con la definizione dei propri confini. Dici: Matteo, qual è una di queste tecniche? Ti prego, daccene una. Beh, sicuramente una delle tecniche più efficaci nello stabilire dei confini personali insieme alle altre persone che ci circondano è sicuramente la tecnica del no affermativo. Cioè, saper dire di no. No, se ne parla a destra e a sinistra di questa competenza, ma è una competenza molto preziosa che la persona assertiva sa mettere in campo. Infatti, saper dire di no è davvero molto importante, perché ti protegge dall'essere passivo. Perché una persona che dice di sì a tutti è come se non esistesse per nulla, perché dicendo sì agli altri dice di no a se stesso, quindi si passivizza all'inizio, ma poi saper dire di no ci protegge anche dal diventare aggressivi in un secondo momento, perché voi immaginatevi che stato emotivo si può provare nello star sempre a rispondere ai bisogni degli altri, a dire sempre di sì agli altri. Alla fine qual è l'emozione che proveremo di più? È la rabbia. Ti sentirai incazzato, sarai arrabbiato se stai sempre lì a dire sì agli altri. Quindi il primo modo per essere assertivo è cominciare a dire i tuoi primi no, ok? Utilizzare la tecnica del no affermativo.
Perché come dicevamo prima, o abbiamo detto anche in altri episodi di questo podcast, dire di sì agli altri è sostanzialmente dire di no a te stesso. Ok? Se dici di sì a una persona, stai dicendo di no a un'altra. Ecco, questo dallo per scontato. E magari quella persona sei proprio tu. Stai dicendo no a te stesso per rispondere alle richieste che ti viene dall'esterno. Quindi ogni volta che dici sì, o magari un sì poco convinto, di fatto stai dicendo un no deciso a te stesso o a qualcun altro. Allora, cosa puoi fare? Inizia a farci caso. Quando fai fatica a dire i tuoi no, e a mettere i tuoi confini, a mettere i tuoi paletti, facci caso. Senti, ascolta dentro di te quella vocina che ti dice: ehi, ma questo a me non va di farlo, voglio fare quest'altra cosa qui, non voglio andare a destra, voglio andare a sinistra. Quindi impara a fare questa cosa, e sicuramente diventerai più assertivo, sarai una persona certamente più assertiva. È la premessa per coltivare dentro di te una personalità più assertiva. Quindi imparare a dire i nostri no è molto importante, perché ci insegna, scusami, a mettere i nostri limiti, ok? E un limite giusto, basato su ciò che pensi e senti, è questo il limite giusto, non un limite a priori, ma un limite basato su quello che sono i tuoi pensieri, quelli che sono i tuoi sentimenti, le tue emozioni. Ecco, questo è sicuramente un limite che si trasformerà in un confine sano rispetto agli altri, e tu hai la responsabilità di farlo, se vuoi essere una persona assertiva. Quindi, prima caratteristica è la responsabilità dei propri comportamenti. Una seconda caratteristica è la sincerità. Ecco, la sincerità, la persona assertiva è una persona sincera, perché se non dici quello che pensi, sostanzialmente stai peccando di sincerità. E allora ti invito, a te che stai ascoltando questo podcast, ti invito da oggi in poi ad essere più assertivo, ad essere più sincero. Che significa essere più presente nella tua quotidianità, più forte anche nella tua vita di tutti i giorni. Se pensi e senti qualcosa, allora puoi affermarlo. Quindi poniti in ascolto di te, sii sincero con te stesso. L'assertivo può essere sincero perché sa che la sincerità porta ad una selezione naturale delle persone che lo circondano. Perché tante volte la paura che abbiamo nel dire ciò che pensiamo agli altri è la paura di perderli. La paura dell'abbandono si attiva in noi, la paura del giudizio, e da quel giudizio poi la paura di restare soli. Ecco, ma sapete che vi dico, ragazzi? Ma beata solitudine, cioè se non vuoi sentire le mie ragioni, beh, allora forse una persona come te è meglio perderla che trovarla. Cioè, se davanti a te hai una persona che non è disposta a sentire quello che tu pensi, quello che tu senti, quello che ti spaventa, quello che per te è importante, oh ragazzi, è meglio perderle queste persone. Meglio perderle. Santa, santa solitudine. Quindi l'assertivo può essere sincero perché va oltre la paura dell'abbandono. E quindi crea una selezione all'ingresso, una selezione naturale delle persone che lo circondano. Le persone che resteranno intorno a lui sono persone che veramente tengono a lui. Quindi, seconda caratteristica è la sincerità. Faccio un inciso, mi sono sbagliato con i numeri delle caratteristiche. Anziché 6, sono 5. Ok, chiuso, inciso. Questo è il bello della diretta. Come sai, se stai ascoltando questi ultimi episodi del podcast, sto registrando tutto con l'applicazione di Spreaker Studio. Quindi ciò che è detto, quindi resta. Ma mi posso asserire nei tuoi confronti dicendoti, correggendomi, ok, ammettendo il mio errore. Anziché 6 caratteristiche, parleremo di 5 caratteristiche. Abbiamo parlato delle prime due, che sono appunto la responsabilità dei propri comportamenti e della sincerità. Queste sono le prime due caratteristiche della persona assertiva. Una terza caratteristica è che la persona assertiva risparmia tempo e rimane focalizzato. Ecco, la persona assertiva risparmia tempo e rimane focalizzata, perché va al dunque senza girarci troppo intorno. Perché se sai quello che devi dire, non tentennare. Se sai quello che vuoi dire all'altro, ecco, non ci girare troppo intorno, non procrastinare quello che vorresti dirgli. Questo è un aspetto importante, ragazzi, perché
ci permette di evitare quelle derive emotive inutili sul oddio, ma farò bene o farò male a dirglielo. Ecco, se hai chiaro quello che devi dire, dillo e basta. Perché il rischio qual è? È che potresti nel frattempo accumulare tutta una serie di tensioni che poi andresti a sfogare più di getto nella comunicazione con l'altro. Se aspetti troppo, il rischio è che poi la tua comunicazione non sia veramente assertiva, ma che sfoci in una modalità più aggressiva, andando quindi poi a rovinare la relazione con l'altro. Ok? Se vorresti che l'altro facesse qualcosa per te o dicesse qualcosa per te, e non glielo dici, puoi farlo una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Ragazzi, ma se alla quinta volta non glielo dici, sicuramente sbotti. Cioè, sicuramente alla quinta, come si dice a Roma, sbrocchi, ok? Se ti trattieni troppo, a un certo punto passerai da una comunicazione assertiva a una comunicazione aggressiva. Quindi, quando sei aggressivo o riconosci di esserlo, beh, non ti dare colpe inutili, ma vai a guardare se forse potevi dirglielo prima. Forse hai accumulato troppo, troppa tensione emotiva. E quindi il problema non sta nel fatto di essere assertivi o essere persone aggressive, ma sta nel fatto di non aver detto ciò che pensi quando era il momento giusto di farlo. Quindi la persona assertiva risparmia tempo, Resta focalizzato su quello che vuole dire. Perché altrimenti anche la persona assertiva passa a una modalità aggressiva, poco accettabile, poco gentile, arrivando quindi a fare dei danni peggiori, della situazione iniziale. Perciò, se vuoi essere più assertivo, impara a non tentennare, ma a dire quello che pensi senza far passare troppo tempo. Dillo subito, ecco, in modo sicuramente rispettoso, ma veritiero, che nasca da quello che tu pensi, da quello che tu senti. Ok? Non perdere troppo tempo, però, nel farlo, una volta che l'hai capito. Andiamo alla quarta caratteristica della persona assertiva. Cosa fa una persona assertiva? Comunica con chiarezza. Quindi, una volta che ha capito cosa deve comunicare, lo fa, ma lo fa in maniera chiara. Spiega bene le sue ragioni, porta il suo pensiero dall'interno all'esterno per poterlo spiegare. A volte non riusciamo ad essere sufficientemente assertivi perché abbiamo paura che l'altro reagisca, come dicevamo prima, o che non riesca magari, ancor meglio in questo caso, a capirci fino in fondo, a comprendere veramente quello che vogliamo dire, a sintonizzarsi anche da un punto emotivo su ciò che stiamo dicendo, no? Quanto sia importante per noi quell'aspetto. Ma guarda, posso dirti una cosa, che se ti prendi il tempo giusto, se ti dai tempo per spiegare il tuo punto di vista, allora poni le basi per un'ottima assertività. Come puoi farlo? Puoi farlo in due modi. Il primo è sicuramente dare tempo a te stesso di riflettere prima di parlare. Tante volte noi andiamo di getto, no? Nelle situazioni andiamo di istinto. Ecco, a volte se dobbiamo comunicare qualcosa di importante per noi, possiamo magari fare un attimo un passo indietro, che non significa procrastinare all'infinito, Quindi non mi sto contraddicendo col punto precedente. Qui sto parlando del fatto di prenderti un tuo spazio per riflettere su ciò che è veramente importante per te e per poterlo spiegare all'altro. Il secondo aspetto importante è che quando sei nella comunicazione con l'altro puoi prenderti un timing, ok? Puoi fissare tu il timing, per esempio, dire alla tua ragazza, a tuo marito, al tuo collega di lavoro, al tuo amico, dirgli: senti, dammi 8 minuti, 10 minuti, da qui in poi, per spiegarti quello che penso e sento, ok? Senza interruzioni. In questo modo proteggiamo e, ma soprattutto, creiamo le basi per la nostra facoltà assertiva, per essere sicuramente più assertivi con l'altro. Quindi questa era la quarta caratteristica della personalità assertiva: comunicare in maniera chiara. Sa comunicare con chiarezza l'assertivo.
Interessante. Spero che tu non ti stia perdendo, poi magari le riassumiamo al termine dell'episodio. Ma passiamo alla quinta ed ultima caratteristica che secondo me hanno tutte le persone assertive. Quindi un aspetto sul quale anche tu puoi lavorare per coltivare la tua di assertività. Allora, la persona assertiva sicuramente è una persona specifica, ecco, e sa indagare nel dettaglio. Cosa succede? Perché ti dico questo? Perché spesso e volentieri quello che noto, prima di tutto nella mia esperienza personale, ma lo vedo anche nei pazienti che seguo online o che seguo anche a studio, è che quando parliamo di assertività, spesso e volentieri quando riceviamo un feedback che sia positivo o negativo, abbiamo spesso la tendenza ad essere molto veloci ed evasivi, ok? Che ne so, anche quando abbiamo fatto qualcosa di positivo, tante volte questo ha a che fare spesso e volentieri con il nostro passato, sulla nostra, magari a non essere abituati a prenderci anche dei complimenti, ma qui entreremo in un'altra sfera di argomento, quindi chiudo questa parentesi qui, ma restiamo sul fatto che tante volte quando riceviamo un feedback abbiamo la tendenza ad andare molto veloci e ad essere anche molto evasivi, mentre invece una cosa che fanno le persone assertive è che si danno tempo per indagare e questo aiuta tantissimo perché alimenta per esempio anche la propria autostima. Pensa all'ultima volta che hai ricevuto anche un feedback positivo, no? Tante volte dici, ah sì, grazie, no, grazie, sono contento di questa cosa che mi dici e basta. E non indaghiamo. Quello che possiamo fare per esempio è dire, non so, grazie per questa cosa che mi dici, ma che cosa in particolare ti è piaciuto? Che cosa in particolare ti ha fatto piacere di quello che ho fatto, che ho detto? Ecco, che cosa in particolare questa premessa ha a che fare proprio con l'essere più specifici? Quindi la prossima volta che ti trovi davanti a un feedback, magari anche positivo, ricordati di questo aspetto qui. Chiedi, sii più specifico. Questo è un modo molto utile, di essere assertivi perché ci aiuta a comprendere meglio qual è il nostro contributo unico e speciale che portiamo nelle varie situazioni della vita. Quindi alimenta la nostra autostima, perché ricordiamolo, le persone assertive hanno anche una buona autostima. Come fanno ad alimentarla? Beh, sicuramente sono più specifici. Questo vale anche quando ricevono dei feedback anche negativi, perché allo stesso tempo anche in negativo, quando riceviamo una critica, la nostra tendenza è spesso quella, no, o di arrabbiarci, di prenderla subito sul personale, oppure anche di chiuderci, invece di approfondire. Questa è la nostra tendenza naturale, specialmente quando riceviamo un feedback negativo o una critica. Ecco, allora, una persona assertiva, cosa fa? Non è che non se la prende, non è che non le dispiace o non si arrabbia, ma indaga. Perché dici questo? Ok, prendo nota del fatto che quello che è accaduto è andato in maniera diversa da come avrei voluto. Posso chiederti perché dici questo? Perché fai questo? Cioè, in particolare, che cos'è che non ti è piaciuto? Che cosa in particolare non andava bene per te rispetto a questa mia frase, rispetto a questa situazione che si è creata? Ecco, siate specifici, andate nel dettaglio, siate curiosi del feedback che ricevete, ok? Riuscire a fare questo sicuramente ci permetterà di sviluppare un atteggiamento molto più assertivo perché apre la relazione, ci permette di stare nella relazione in maniera aperta. E quindi superare quelle derive emotive che nascono tante volte anche dall'avere una critica, che sono appunto la rabbia oppure la chiusura. Ma andiamo nel dettaglio, andiamo sempre di più nel dettaglio, cercando di capire il punto di vista dell'altro, no? Che cos'è che in particolare non andava bene in quello che ho fatto, in quello che ho detto? Perché riuscendo a cogliere quella che è appunto la situazione sempre più specifica, beh, sicuramente, ragazzi, ci permetterà anche poi di essere persone certamente più assertive.
Allora, queste sono le 5 caratteristiche della personalità assertiva. Andiamole un attimino a ricapitolare, così come ti avevo promesso, rapidamente, per averle ben fisse in mente. Una persona assertiva ha queste 5 caratteristiche. È una persona responsabile dei propri comportamenti, prendendosi il suo 50%, ma lasciando anche all'altro il suo di 50%. Secondo punto, una persona sincera, che va oltre la paura di perdere l'altro. Risparmia tempo e resta focalizzata senza procrastinare quello che vuole dire, senza tentennare, ma lo dice in maniera aperta all'altro. Poi una quarta caratteristica è che si esprime con chiarezza, perché si dà tempo per pensare, ma poi anche di poter in qualche modo, no, ritagliarsi uno spazio per dire ciò che pensa e sente. Ultima, quinta e ultima caratteristica della persona assertiva è che è una persona specifica e disposta a indagare nel dettaglio il feedback positivo o negativo che riceve. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast e io ragazzi sono contentissimo di aver affrontato insieme con voi questo tema dell'assertività, perché è un tema che va sempre bene, va sempre bene, non va, non, è un evergreen, è sempre importante capire come possiamo diventare persone migliori nella nostra quotidianità, partendo dalla nostra quotidianità, capendo cosa imprigiona la nostra mente e quindi poi di riflesso capire come possiamo liberarla ogni giorno. E quindi in maniera proprio totalmente assertiva procedo all'ultima parte di questo podcast, ringraziando tutti i finanziatori del podcast Liberamente. Chi sono i finanziatori? Ragazzi, sono quelle persone, ascoltatori di questo podcast, che con il loro finanziamento da $1, $3, $10, $30, $60 al mese decidono in qualche modo di aiutare e supportare concretamente questo podcast, la produzione di questo meraviglioso contenitore di psicologia e di crescita personale al quale tutti quanti noi possiamo attingere ogni settimana. Quindi li vado a salutare ad uno. Sto parlando di Silvia Spinelli, Valentina Patacca, Letizia Vibi, Fortuna Marrone, Barbara Bechelloni, Guglielmo Ercole De Simone. Ecco, Guglielmo, questa volta l'ho pronunciato bene. Giovanni Aricò, Alessandro Baldi, Francesca, Massimo Frigo, Giovanna Monsurrò, Alberto Bagnoli, Sabba, Sara Alberti, Manuela Farina, Daniele Michetti, Croce di Michele, Sanjo, Waco, Paul, Federico Murtocca, Mauro Catini, Cristina Corazza, Davide Ricci. Oddio, Laura, Alfonso Noschetti, no, Noschese, oddio ragazzi, scusatemi perché non ce l'ho nella solita modalità e quindi ho più difficoltà a pronunciare i nomi. Alessia Cecconi, Valentina Artuso, Fabio Giuliani, Sara Veltri, Elena Giurlando, Anna Chessa, Michele Musano, Deborah Fontana, Mattia, Filippo Labruna, Vincenzo, Francesco Regina, Francesco Maggioni, Giovanni Delicato, Alessandro Esposto, Simone Ficus, Raffaele, Mara Boschetti, Giuseppe Gallo, Alessandro, Carmelo Conti, Fabrizio. Aspettate un secondo che cambio la pagina. Questa parte sta diventando sempre la più lunga. E Fabrizio, non l'ho detto, quindi ci siamo. Siamo arrivati al termine anche della sigla. Perciò, ragazzi, io vi mando un grandissimo abbraccio, un grandissimo saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui su Liberamente. Liberamente. Il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente, ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.